CFU, come diceva prima Rosalba, appunto, crediti formativi universitari, quindi avremo una chat di un'ora una volta a settimana per 9 settimane. Ovviamente per il carico di lezioni che è ridotto rispetto allo studente tradizionale, il docente metterà a disposizione anche degli altri materiali, quindi slide, articoli, approfondimenti da accompagnare ai libri di testo. Accanto a questo ci sono dei forum aperti sempre, tutte le settimane, dove gli studenti, approfondendo la lezione, studiando il materiale e per qualsiasi dubbio, scrivono ai docenti che rispondono e possono creare appunto delle interazioni anche tra di loro. Scusate, ok. Quindi per il percorso online c'è un procedimento di immatricolazione che è lo stesso del percorso tradizionale, poi durante questo procedimento ci sarà appunto la scelta, si dovrà barrare la scelta del percorso online, che è studiato per tutti quegli studenti che non vivono nelle vicinanze, non vogliono trasferire per uno, lavorano, hanno degli impegni familiari particolari, perché queste chat vengono fatte in orario pressoché serale, quindi nel tardo pomeriggio nella prima serata, e possono essere sempre riascoltate. E quindi diciamo un vantaggio competitivo per coloro che hanno degli impegni durante la giornata. Io, se c'è poi qualche domanda nello specifico, se no, ditemi voi. Devo benissimo. Benissimo, grazie Giada. Allora andiamo avanti con la presentazione per aggiungere che questo percorso di studio è veramente completo perché offre la possibilità di proseguire con una laurea magistrale di cui poi presenteremo le caratteristiche fondanti successivamente e è un dottorato di ricerca, quindi se volete abbiamo una filiera di studio che permette di acquisire una formazione completa. Naturalmente... Un attimo solo, prof, perché abbiamo avuto un problema con lo streaming, quindi dobbiamo mettere un attimo in pausa. Un attimo solo. Sì. Ok. Vado? Sì. Bene, buongiorno e benvenuti a questo Open Day estivo della Scuola di Scienze Politiche e Sociali, con il quale presenteremo il corso di laurea triennale in Scienze Politiche, Economiche e del Governo. Io sono Rosalba Rombaldoni, sono docente di discipline economiche, nello specifico di scienza delle finanze, e sarò affiancata dal professor Fabio Turato, che si occupa di relazioni internazionali, dal professor Igor Pellicciari, che ha una grande esperienza in storia delle relazioni internazionali, nonché dalla tutor del Blended e del corso online, Giada Fiorucci, e dalla tutor del corso di laurea che è Martina Dori. Cominciamo con una carrellata di immagini che vuole essere uno stimolo alla riflessione su questo corso di laurea, che è un corso di laurea multidisciplinare. E fa proprio della multidisciplinarietà il suo punto di forza.
Qui noterete alcune personalità di rilievo del mondo politico, del mondo religioso, sociale ed economico. Potremmo partire da Kennedy, 33° presidente degli Stati Uniti, Angela Merkel, cancelliera federale, l'ex presidente Obama, personalità del mondo religioso come il Papa, il Dalai Lama, l'Ayatollah Khomeini. Abbiamo poi donne che hanno ricoperto un ruolo di prestigio a livello politico come Indira Gandhi in India, Golda Meir, primo ministro in Israele, la regina Vittoria, la regina Elisabetta. Qui abbiamo il quarto stato del quadro di Pellizzo da Volpedo. Qui le classi operaie si organizzano e avanzano. Ecco, questo per porre l'accento sulla complessità dei fenomeni sociali, politici ed economici che sono sempre fortemente interrelati ed è quindi necessario dotarsi degli attrezzi per poter leggere e interpretare in modo adeguato questa complessità. Al centro abbiamo uno dei più famosi economisti, John Maynard Keynes, affiancato da un sociologo di grande rilevanza come Weber. Ci sono poi alcuni termini con cui dovrete avere familiarità, che sono come il CFU, i crediti che vengono associati ad ogni corso di studio ed indicano il carico di lavoro e di studio. In genere, ogni CFU comporta un impegno approssimativo di 25 ore da distribuirsi tra lezioni frontali, lezioni, studio individuale o attività che comunque rientrano nell'impegno di studio. Il piano di studio naturalmente fa riferimento a tutti gli insegnamenti che sono presenti nel percorso di formazione. L'immatricolazione sta nella prima volta che ci si iscrive all'università, forse con questi termini avrete abbastanza dimestichezza. Sessioni sono i periodi in cui ci sono gli esami, ovvero gli appelli. La piattaforma Moodle è uno strumento molto rilevante per l'espletamento della didattica, un strumento piattaforma sulla quale i docenti possono appunto caricare vario materiale che viene utilizzato dagli studenti proprio per completare la loro preparazione. VPI sta per verifica della preparazione iniziale, sono dei test che spesso le scuole fanno fare agli studenti proprio per evidenziare eventuali lacune e quindi poi fornire corsi e materiale adeguato per colmarle. SSD sta per settore scientifico disciplinare, proprio l'ambito, la materia, l'ambito disciplinare a cui afferisce il docente o l'insegnamento, mentre Erasmus è il programma di mobilità internazionale che è stato messo in essere dall'Unione Europea dal 1987 in poi. Allora, abbiamo parlato di multidisciplinarietà. Qui troverete alcune delle tante discipline che sono presenti nel percorso di studio, dalla storia, alla filosofia, alla scienza politica, alla comunicazione politica, scienza della comunicazione, diritto, economia, sociologia, antropologia, relazioni internazionali, metodologia della ricerca, lingue straniere. Ecco, alcune delle discipline fortemente caratterizzanti questo percorso di studio.
Il laureato in scienze politiche di fatto è una figura plastica e questa formazione multidisciplinare conferisce allo studente competenze, come dicevamo, in vari ambiti, l'ambito giuridico, storico, economico, sociologico, filosofico, e questo permette di entrare nel mondo del lavoro con una caratteristica decisiva, vale a dire quella di essere attrezzato, pronto ad apprendere e se vogliamo, pronto anche a cavalcare e sfidare quel continuo bisogno di rinnovamento professionale che caratterizza le nostre società contemporanee. E queste caratteristiche fondamentali le ritroviamo appunto nell'internazionalizzazione del percorso di studio, questa prospettiva internazionale che consente veramente di cogliere la complessità dei fenomeni sociali, politici ed economici, quindi di indagare e interpretare il fenomeno nella sua totalità. Naturalmente queste competenze multidisciplinari diventano uno strumento proprio per interpretare e cogliere appieno i cambiamenti che contraddistinguono le società contemporanee. La durata del corso è standard, abbiamo 3 anni, vengono conseguiti 180 crediti formativi, quindi 60 per anno, e i programmi di insegnamento naturalmente si articolano su lezioni frontali, seminari, abbiamo esercitazioni scritte orali, tutorati, tirocini e vari moduli didattici complementari. Quali sono i requisiti di accesso? Chiaramente il diploma di maturità, ma enfatizzerei soprattutto la curiosità intellettuale e spirituale. In altri termini, essere veramente interessati a quello che accade nelle nostre società contemporanee, a tutti i fenomeni politici, sociali ed economici. A questo si affianca sicuramente l'importanza di una buona organizzazione del pensiero e al tempo stesso veramente importante la capacità di poter leggere e comprendere testi anche di una certa complessità sia in italiano che in inglese. Per cui ecco, questa caratteristica della curiosità intellettuale, della buona organizzazione del pensiero sono alcuni requisiti molto importanti per poter accedere e seguire il corso di formazione, il percorso formativo con soddisfazione. Qui abbiamo tutti gli insegnamenti articolati per anno di corso. È importante puntualizzare che gli insegnamenti più impegnativi vengono distribuiti nel corso dei 3 anni, così come c'è sempre un certo equilibrio tra primo semestre e secondo semestre, in modo tale che il carico di studio, il carico di lavoro sia distribuito in modo adeguato, ci sia quindi un certo equilibrio nell'impegno di studio che lo studente deve affrontare. Ecco, da qualche anno è stato attivato con successo il nuovo percorso online, soprattutto per gli studenti che già lavorano, quindi hanno la necessità di conciliare il percorso formativo con gli impegni lavorativi. E questo percorso online si avvale di un moderno sistema di didattica a distanza e delle competenze di un tutor che riesce a seguire con attenzione e rispondere alle varie esigenze
degli studenti in modo appropriato e spesso personalizzato. E il tutor in questione è la dottoressa Fiorucci, a cui lascio volentieri la parola per completare la presentazione del percorso online. Grazie mille. Come diceva la professoressa Rombaldoni, il percorso online è attivo a pieno regime, quindi per i 3 anni del corso triennale Scienze Politiche e Economiche del Governo e per il corso di laurea magistrale, si articola in base alle risorse e delle attività, e quindi le risorse sono le slide, articoli, link, contenuti video e audio che i docenti caricano, e le attività sono composte da chat e da forum. Le chat sono le vere e proprie micro lezioni che i docenti offrono agli studenti e sono una volta a settimana di 1 ora per un numero di settimane pari ai CFU di ogni insegnamento. Quindi un insegnamento da 9 CFU fa una lezione a settimana per 9 settimane, in cui il docente tratterà gli argomenti principali e farà degli approfondimenti, diciamo, e per appunto sanare il gap rispetto all'ore che svolgono gli studenti in aula, offrirà una serie di materiali aggiuntivi per aiutare lo studente allo studio dei manuali per poi sostenere l'esame. Assieme a questo ci sono questi forum di discussione aperti tutte le settimane, in cui i docenti e gli studenti si scambiano informazioni sia sul corso, tecniche, ma anche proprio riguardanti gli argomenti spiegati nella lezione della chat precedente. Il percorso online è semplicemente un modo differente di fruire della didattica, quindi alla fine del percorso online si avrà un identico diploma di laurea come lo è per gli studenti tradizionali. È un venire incontro all'esigenza, appunto, come diceva la professoressa precedentemente, lavorative, familiari, di distanza. Noi abbiamo anche studenti residenti all'estero, abbiamo studenti del percorso online che vengono da tutte le parti dell'Italia, che vogliono intraprendere questo percorso, quindi approcciarsi alla nostra offerta formativa, e quindi si viene incontro con un percorso online che cerca di venire incontro anche alle esigenze personalizzate degli studenti. Poi per gli approfondimenti posso rispondere alle vostre domande successivamente. Benissimo, grazie Giada, quindi proseguiamo. Il percorso della triennale poi si completa con una laurea magistrale che presenteremo successivamente, che forma figure professionali che hanno forti competenze, naturalmente sempre multidisciplinari, che permettono appunto di interpretare il cambiamento e l'innovazione organizzative, sia delle istituzioni pubbliche che private. E a questo segue un dottorato di ricerca in Global Studies, che è partito ormai 3 anni fa, con un grande successo in termini di adesione e di partecipazione anche da parte di studenti internazionali. È un percorso di studio che si focalizza sugli aspetti economici, politici, sociali e istituzionali dei processi di globalizzazione. Che cosa è possibile fare dopo la laurea in scienze politiche e economiche del governo? Qui abbiamo alcuni input su dove è possibile lavorare: istituti di ricerca, fare consulenza politiche, nelle organizzazioni non governative, nei mass media e naturalmente negli enti pubblici. Ma vediamo dal vivo alcuni dei nostri studenti dove sono e cosa fanno. Alice Brizzi lavora presso le Nazioni Unite, Dominique Bardella lavora con Save the Children in Svezia, c'è chi ha intrapreso la carriera accademica come Arianna Giovannini, abbiamo naturalmente personalità importanti del mondo politico contemporaneo come Matteo Ricci, Lara Ricciatti, Romina Pierantoni. Monica Tiberi lavora nel Comitato delle Regioni all'Unione Europea, dove ci siamo recati quest'anno, tra l'altro con i nostri studenti.
Alessandro Fabri è impegnato con un istituto di ricerca e Ivana Bevilacqua lavora con un'organizzazione internazionale di cooperazione. Nello specifico, questi sono gli sbocchi occupazionali. Si può aspirare al ruolo di dirigenti nelle istituzioni pubbliche e private e del terzo settore. Il terzo settore è questo settore tra Stato e mercato, in cui abbiamo soggetti privati che poi realizzano servizi di interesse collettivo, quindi abbiamo organizzazioni no profit, non governative. È possibile gestire le risorse umane presso amministrazioni, sia su scala locale che nazionale e comunitaria. È possibile fare attività di consulenza nelle imprese che si occupano di politiche pubbliche e di pubbliche relazioni, lavorare in società di ricerca, nelle organizzazioni di categoria, vedi i sindacati ad esempio, con valutazione delle politiche di settore. Nei media con funzioni legate all'informazione politica ed economica e naturalmente anche nell'ambito della cooperazione internazionale e dell'attività diplomatica. Ecco, a questo punto darei la parola al professor Turato che vi dà informazioni aggiuntive in merito a questo percorso formativo, perché come vedrete si interfaccia anche con società, enti, istituti di ricerca. Fabio, a te la parola. Grazie Rosalba. Questa presentazione cercando di capire un po' quali sono gli attori con i quali cerchiamo un contatto, diciamo, anche al di fuori dell'accademia e dell'università. Qui vediamo alcuni organismi, associazioni, istituti di ricerca, come la Polis, che è collegato direttamente al nostro Ateneo. O anche, come dire, quelle associazioni che raccolgono gli studiosi di scienza politica. Ecco, ogni anno si organizzano degli eventi che vogliono proprio cercare di mettere in collegamento gli studenti tra di loro in maniera orizzontale e gli stessi studenti di vari atenei con altri docenti di altri atenei italiani ed internazionali. Per cui la Società Italiana di Scienza Politica, l'Associazione di Comunicazione Politica sono due organismi che servono proprio, come dire, a diffondere la comunicazione, l'informazione e la possibilità di accrescere la propria modalità di studio apprendendo nuovi schemi, nuove idee e confrontandosi su quello che si sta studiando per fare il punto della situazione e crescere tutti insieme per portare avanti un po' l'idea della comunità scientifica. Non solo, perché poi insomma collegamenti con la regione e vari istituti di ricerca come Demos di Vicenza o l'Osservatorio di Pavia che studia proprio l'andamento dei mass media e la copertura televisiva, ad esempio, delle notizie nazionali, internazionali, sono dei collegamenti utili a portare avanti sia progetti di ricerca che anche semplici confronti attraverso una serie di seminari con associazioni, ad esempio come Pontes, che è un'associazione, una ONG, un'organizzazione non governativa che lavora in Tunisia, fra l'Italia e la Tunisia, e si occupa segnatamente di immigrazione. Ecco, da questo punto di vista, collegato a questo percorso, diciamo, di approfondimento degli studi che ha presentato Rosalba Rombaldoni precedentemente, esistono poi dei corsi paralleli di approfondimento come opera, gestito da Nando Pagnoncelli, direttore di Ipsos, uno dei principali istituti di ricerca nazionali e internazionali, con sede a Parigi, di cui il direttore è il nostro docente, Ilvo Diamanti. Ecco, questa attenzione sull'opinione pubblica e la comunicazione politica è un aspetto
diciamo che sta prendendo un ruolo abbastanza importante all'interno un po' di tutto il percorso di studi della triennale, nel senso che insomma i social media stravolgono un po' la modalità tradizionale di gestione della domanda politica. Dunque è inevitabile, anzi è obbligatorio, soprattutto per chi studia queste materie, dedicarsi in maniera dettagliata proprio all'approfondimento di come i nuovi media incrociano la politica, le domande politiche e l'organizzazione stessa della politica. Ecco, Opera mirava proprio a formare delle figure, diciamo, anche attente a, come dire, alle dinamiche più innovative e all'avanguardia, attraverso una serie di incontri con diciamo, del personale specifico, competente in settori definiti. Vediamo qui un sintetico elenco: marketing politico, come si organizza una campagna elettorale, il ghostwriter, cioè quello che scrive proprio i discorsi, ad esempio, dei politici, come si organizzano poi le campagne elettorali attraverso sondaggi politico-elettorali. Ma mentre nella triennale si può, per una questione, diciamo, proprio formativa, prestare una maggiore attenzione più all'aspetto più generale della materia, ecco, questi corsi scendono più nell'approfondimento tecnico, diciamo, di casi più mirati, cioè l'organizzazione di campagne elettorali precise sul territorio marchigiano, nazionale o internazionale, sempre mantenendo alta questa attenzione verso il cambiamento della gestione politica, della domanda politica, che attraversa inevitabilmente un cambio radicale attraverso i social media. Ecco, parallelamente esistono anche altre attività, diciamo, di supporto all'attività di studio, che sono dei momenti di incontro anche fra gli studenti. Abbiamo delle organizzazioni studentesche che poi, diciamo, si occupano di gestire una fase anche, diciamo, post studio, attraverso dei viaggi di approfondimento, come quello a cui faceva riferimento precedentemente Rosalba, con delle visite a delle istituzioni internazionali, come è stato il caso del Parlamento europeo. Particolare attenzione, adesso Covid a parte, però diciamo che in uno spazio di tempo diciamo, relativamente contenuto, ripartiranno, sono già in parte ripartiti anche i programmi Erasmus, chiaramente in area europea e in sicurezza. Da questo punto di vista il nostro Ateneo, la nostra facoltà, presta un'attenzione crescente e particolare ai programmi Erasmus, perché è un elemento, come dire, decisivo nella formazione degli studenti. Bisogna fare l'Erasmus, questa è una cosa che dico, dai, insegno in relazioni internazionali, per carità, è una cosa diciamo che viene un po' naturale a sottoscrivere, diciamo, da evidenziare, ma è un aspetto che favorisce la crescita sia personale che professionale. Ecco, i collegamenti che il nostro dipartimento e la nostra scuola di scienze politiche ha con atenei europei è relativamente alta, molto alta, possiamo dire, perché insomma ci sono 80 contatti con praticamente tutta Europa, possiamo dire. Come interpretare l'Erasmus? Ecco, più idee chiare si hanno, meglio è. Francamente mi sento sempre di sostenere il collegamento del programma Erasmus con l'elaborazione della tesi finale, ad esempio, no? L'Erasmus è il momento ideale per immaginare una comparazione, ad esempio, fra un tema trattato in Italia e un tema trattato ad esempio in Francia, in Germania o in un altro paese dell'Unione Europea. Per cui più idee chiare si hanno all'inizio e più l'Erasmus frutta da questo punto di vista, diciamo, cercando di evitare di che rimanga solamente un bel ricordo, che è sempre, rimane sempre quello, però per farlo fruttare in maniera migliore, diciamo. Poi dal punto di vista, come dire, ulteriore, esistono anche degli approfondimenti interessanti collegati all'Erasmus, no? Cioè i tirocini all'estero, c'è l'Erasmus Traineeship, che è una cosa che sta partendo diciamo, da qualche anno e sta andando molto bene, ed è proprio un'idea un pochino diversa legata all'Erasmus tradizionale, dove tramite un collegamento aperto fra la nostra scuola, il nostro Ateneo e degli organismi che operano a livello internazionale è possibile
i nostri studenti abbiano un percorso di formazione all'interno di uffici e organizzazioni o istituti di ricerca, dove mettere in campo, diciamo, un po' testare un po' le proprie competenze sul campo attraverso un periodo relativamente breve ma molto produttivo di tirocinio. Parallelamente, diciamo, la nostra scuola partecipa anche, vediamo qui, al progetto dell'Università Euromediterranea, diciamo che dal punto di vista del collegamento internazionale completa un po' la nostra offerta. C'è un'attenzione particolare ai servizi per la didattica. Diciamo, ne accennava precedentemente anche Rosalba, se c'è un elemento caratterizzante un po' urbino è questo rapporto fra docenti e alunni, nel senso che le dimensioni della città, dell'Ateneo, permettono proprio un rapporto più diretto fra docenti e studenti. Qui diciamo Covid a parte, ma diciamo, la situazione necessariamente è destinata a ripartire e a riutilizzare tutte quelle opportunità di approfondimento che, come dire, caratterizzano un po' Urbino, nel senso che, come dire, questo rapporto quasi, come dire, possiamo dire quotidiano fra docenti e studenti facilita tutto quello che riguarda un approfondimento su un testo, la lezione, oppure la tesi o un chiarimento, senza passare attraverso un po' le trafile burocratiche e i tempi d'attesa, no? Degli appuntamenti, che per carità rimangono sempre. Però, ad esempio, incrociare un docente per i corridoi oppure in città è molto semplice e prendere appuntamento altrettanto, no? Oppure rivolgere una domanda per chiarire magari un tema non del tutto chiaro, è un'opportunità in più, diciamo, che Urbino offre in maniera particolare e ci caratterizza un po' in questo senso come città campus, un po' diversa, diciamo, dal punto di vista proprio del rapporto rispetto ai grandi Atenei. Questa è una carta, diciamo, che ci teniamo molto a giocare. E poi abbiamo, come dire, questa offerta per la didattica che caratterizza un po' anche gli altri Atenei, dunque laboratorio linguistico, centri di calcolo, emeroteca molto fornita di Palazzo Battiferri e chiaramente un servizio bibliotecario molto efficiente, sia per ordinare testi che per reperirli anche direttamente nella biblioteca. Per cui da questo punto di vista l'utilizzo, ad esempio, del prestito interbibliotecario è una cosa, un elemento dove la nostra biblioteca ha investito molto e in termini sia di qualità che di efficienza per accorciare i tempi di attesa, per cui se serve un libro, diciamo, invece che andarlo poi a comprare magari o lo si vuole avere solamente in visione, la biblioteca rappresenta un punto, diciamo, cruciale per gli studenti, anche per incontrarsi e approfondire un po' i temi della lezione, decidere dove uscire la sera magari e comunque crescere, diciamo, insieme. Poi, diciamo, dal punto di vista degli eventi, l'organizzazione, diciamo, è molto varia. Durante i corsi di studio ci sono molte possibilità di approfondimento con seminari dedicati ai temi e alle situazioni che si creano via via durante proprio le lezioni e il percorso di studio. Se ci sono lezioni rilevanti, no? Vediamo qui l'Unione Europea, oppure delle date, ricorrenze importanti che necessitano approfondimenti, quindi, diciamo, c'è l'opportunità, in collaborazione con docenti del nostro Ateneo e di altri, di approfondire dei temi attraverso incontri, diciamo, in aula. E sicuramente, diciamo, già lo scorso anno sperimentavamo questa possibilità di seminari, di webinar sostanzialmente, che collegavano in maniera un pochino più rapida i docenti di altri Atenei, nazionali e internazionali, con la nostra scuola. Per cui, diciamo, l'approfondimento a temi legati alla comunicazione politica rimane sempre un elemento centrale, diciamo. E più, vediamo qui Brexit, il caso di Hong Kong, tutte quelle situazioni che, diciamo, dal punto di vista proprio
più contingente necessitano approfondimenti più mirati, che non possono essere, diciamo, trattati all'interno dei libri di testo previsti per l'esame, per una questione proprio di tempistica, no? Il testo ha bisogno di un tempo suo per essere maturato, arriva fino a trattare alcuni temi, approfondirli fino a un certo periodo, poi la politica, diciamo, i tempi della politica sappiamo essere molto più accelerati in questi ultimi anni, per cui rimanere all'interno del percorso di studi al passo con tutto quello che accade in ambito politico europeo, nazionale e internazionale è, come dire, un'attività che ci teniamo molto a praticare in maniera puntuale. Io concludo qui la mia presentazione e passo invece la parola per una breve presentazione di un modello di lezione che voi potete incontrare durante i vostri percorsi di studi al professor Pellicciani di storia delle relazioni internazionali. Sì, grazie Fabio. Vorrei introdurre il professor Pellicciani. Il titolo del suo intervento è Guerra e pace degli aiuti internazionali durante il Covid-19 e questa è la slide di riferimento. Quindi la parola al professor Pellicciani. Sì, buongiorno a tutti. 10 minuti sono ovviamente soltanto è una sorta di teaser di quello che segue nelle nostre lezioni. Ma in realtà, più che altro, permettetemi di dire che è uno dei momenti più affascinanti dell'università, in particolare da noi a Urbino, cioè la capacità di l'occasione unica nella vita capita poche volte di riuscire a coniugare gli aspetti particolari che vi interessano col quadro generale e poi tornare da quello generale a quello particolare è un privilegio che appunto nella vita capita poche volte. Quindi voi forse non ve ne rendete ancora conto, me ne rendo conto adesso io che è passato da un certo pezzo quel periodo e vi trovate in un momento che per voi sicuramente e anche in questa fase del Covid ha creato anche angoscia, uno non si chiede quale sarà il futuro, ma in realtà il grande privilegio che avete in questa fase è di godere di una libertà di movimento del pensiero che se trovate il posto giusto, e Urbino è uno dei posti giusti, riuscite veramente a, come dire, usare questo ascensore mentale per andare dal particolare al generale, tornare alle cose che vi interessano. Io stesso faccio oggi una cosa che mi ossessionava da quando mi iscrissi all'università. Io sono di origine bosniaca, sono italiano, ma sono di origine bosniaca e mi ha sempre la stagione della guerra in Bosnia coincise con il mio periodo universitario e mi affascinarono a tal punto da diventare quasi un'ossessione per me gli aiuti, no? Gli aiuti che in genere fino a quel momento appunto della guerra io consideravo come tutti noi, uno strumento a cui ringraziare. Nel momento in cui un aiuto ringrazi, poi invece mi sono reso conto che questi aiuti hanno una dimensione politica forte, sono uno strumento di dominio fortissimo, e, in particolare quando li usano gli stati, ma in particolare gli stati, però anche nella dimensione personale. Mi resi conto all'epoca, io vivevo da solo all'università, e ovviamente avevo più fatica a gestirmi la vita rispetto ai miei colleghi che vivevano con le famiglie e quindi da un certo punto di vista ero penalizzato, però avevo un grandissimo vantaggio, cioè non ricevendo aiuti della mia famiglia potevo fidanzarmi con chi mi pareva, cioè l'aiuto in qualche modo che i miei colleghi ricevevano dalla famiglia li condizionava inevitabilmente anche al giudizio o li sottoponeva al giudizio della fidanzata o del fidanzato di turno. Cioè l'aiuto crea sempre una, in termine tecnico, obbligazione politica, ma in realtà in termini semplici condiziona chi lo riceve e chi lo dà esercita un potere che più saliamo nella dimensione del soggetto, del donatore, più questo potere diventa veramente uno strumento potentissimo. Non a caso io la slide l'ho intitolata con un gioco di parole che però rende l'idea, secondo me ovviamente estremizzata,
perché in 10 minuti non è che si può fare un intero corso, però è il dominio dell'aiuto, cioè come uno strumento in genere che associamo all'idea di bontà, santifichiamo, e può diventare anche uno strumento non soltanto portatore di valori, ma anche portatore di interessi, anche di un'azione forte. Bene, nella slide ho messo 4-5 frasi, se non altro per aiutarvi a seguire un ragionamento. Alcune di queste frasi sono dei consultivi, sono dei postulati, richiederebbero una riflessione. Però quella, se uno mi chiedesse di dire, la principale conclusione delle mie ricerche sugli aiuti, direi principalmente è sorprendente come i donatori abbiano spesso interessi maggiori rispetto ai beneficiari, specialmente quando parliamo tra stati, e già questo sovverte un po' quella che è l'idea della donazione, che per definizione viene affrontata spesso con delle categorie morali, religiose, in cui chi dona si priva di qualcosa e quindi inevitabilmente chi riceve è in una posizione favorevole. In realtà, se il dono è uno strumento della politica estera, questa relazione si inverte. E l'altra cosa che è molto interessante in questo periodo in cui stiamo vivendo e che si ricollega a quello che dirò fra poco sul Covid, è che abbiamo più donatori che beneficiari. E cosa vuol dire? Abbiamo più stati interessati a sviluppare potenza attraverso una relazione di potenza, attraverso un aiuto, rispetto agli stati che disponibili a riceverlo. Ma per beneficiari, in questo caso, va detto che non riteniamo soltanto gli stati che hanno bisogno, ma gli stati che sono interessanti geopoliticamente, come dire, che sono delle destinazioni interessanti per gli aiuti dei donatori. Faccio un esempio: molti stati aiutano in questa fase altri stati in transizione a riformare i loro sistemi giudiziari. L'aiuto non è soltanto quello umanitario o di cooperazione, si va anche, come dire, su temi più specifici, come la riforma della giustizia. Bene, sono stato poco tempo fa, prima del Covid, in Kosovo, che è uno stato beneficiario in transizione, eccetera, dove c'erano 16 stati diversi, donatori, che facevano più o meno la stessa cosa. Cioè abbiamo 16 stati che si offrono come donatori a uno stato singolo che li deve ricevere, con immaginatevi le conseguenze, quindi sovrapposizione degli aiuti, competizione tra i donatori, insomma tutta una prassi, che un mondo che non ci aspetteremmo nel momento in cui, come dire, partiamo, e che anche non vediamo riflessa nelle comunicazioni televisive, insomma, quando anche l'aiuto viene promosso. In genere l'aiuto fa leva sulle corde del nostro cuore, e molto, molto raramente ci viene spiegato, come dire, ciò che in aggiunta viene insieme all'aiuto quando viene da uno Stato. Ribadisco questa importante specificazione. Nel Covid abbiamo avuto una cosa incredibile, non so se vi siete sicuramente, nel lockdown avete tutti guardato molta televisione e avete ascoltato anche molti resoconti giornalistici quotidiani, spesso la nostra informazione, questo è il vantaggio dell'università, magari hai anche tempo per fare un senso del perché e non soltanto del come. Noi abbiamo un'informazione giornalistica che ci dice il come, ma non ci spiega raramente il perché. Cioè, voi potete guardare News 24 ore al giorno su un particolare tema, non è che alla fine ne saprete di più. Se c'è confusione, la confusione viene soltanto alimentata, no? Questo infotainment televisivo che vi sommerge. Nel Covid è successo qualcosa di incredibile. L'Italia, che è stato il primo paese a essere colpito realmente, sulla Cina non abbiamo ancora informazioni reali, è diventato quello che dal punto di vista teorico potevamo fino ad oggi immaginare soltanto, cioè un beneficiario ricco. Cioè l'Italia è diventata all'improvviso un paese molto interessante per essere beneficiario degli aiuti in quel momento di emergenza sanitaria, ma anche di altro tipo, e
che hanno sviluppato una competizione tra grandi donatori, in particolare gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, che si sono affrettate a riversarsi, come dire, in qualche modo a scendere nel contesto italiano di un paese del G7, che per la prima volta si è trovato appunto, abbiamo avuto un paese sviluppato economicamente senza una transizione democratica in corso. In passato gli unici paesi sviluppati che erano andati in crisi erano quelli della guerra in ex Jugoslavia, dopo la guerra, o della caduta dell'Unione Sovietica, dopo la caduta dell'Unione Sovietica. E quindi abbiamo avuto un caso, diciamo, senza precedenti, e questa competizione ha rivelato, se volete, anche l'essenza stessa dei tre donatori grossi e del loro modo di concepire gli aiuti. Gli Stati Uniti con un aiuto che sempre va classificando costi e benefici. Questa è una costante nell'azione americana. I russi che lo intendono a livello di impero classico, cioè ti premio per qualcosa che tu mi hai già dato e per mantenere in atto una situazione a me favorevole. L'Italia da alcuni anni, anzi da alcuni decenni, è un attore piuttosto favorevole alla Russia. I cinesi invece con l'intenzione di considerare l'aiuto come un dono per ottenere qualcosa che ancora non si ha. Quindi queste tre geopolitiche dell'aiuto si sono confrontate di fronte a un'Italia sorpresa che non ha potuto negoziare. Questo è un altro aspetto interessante degli aiuti, interessante da osservare, meno da viverlo sulla pelle da parte del beneficiario. Cioè il beneficiario raramente, anzi quasi mai, ha il potere politico per rinunciare all'aiuto e quindi anche al condizionamento che arriva con l'aiuto. E una mossa interessante che ha fatto l'Italia, secondo me, adesso questa cosa ovviamente andrà provata, ma mi sembra, come dire, a pensare male, no, si commette peccato, ma spesso ci si azzecca, è l'idea di uscire da questa competizione dei tre grandi donatori, allargando lo spettro dei donatori a tutti. E per portare la discussione, vi ricorderete sui giornali, quale aiuto dobbiamo prendere, l'americano, il russo, il cinese, per portarlo a un livello molto più esteso, da ogni aiuto è ben accetto. E quindi stimolare dal versante romano l'apparire di donatori poveri, è un'altra cosa mai vista fino adesso, un donatore povero che va verso un beneficiario ricco. Il caso albanese è molto interessante, in particolare la copertura mediatica avuto in quel periodo. Ecco, questo è stato tutta una dinamica che, se vi ricordate, tutte le relazioni internazionali di quel periodo, virologi a parte, erano dominate da questa dialettica degli aiuti. Gli aiuti americani, russi che arrivano in America, anche questo fatto senza precedenti, perché un paese che è forte internazionalmente si bada bene dal ricevere degli aiuti, perché sono in qualche modo lo declassano e ne certificano una minore potenza, una dipendenza dall'aiuto. E ugualmente gli americani che accettano gli aiuti russi, a condizione che poi i russi accettino quelli americani. Stiamo parlando sempre di aiuti simbolici, guardate bene, questo dimostra sono un aereo, due aerei in un paese da 200-300 milioni di abitanti, non fanno nulla, però marcano, come dire, una nuova fase della politica estera che è molto interessante. Insomma. Ecco, questo era giusto per dare un'idea di come si fanno i nostri corsi, nel senso che io mi ricordo da studente ero molto ossessionato dal senso che avevano le cose, no? E mi sono reso conto che non c'è una scatola che trovi pur cercandola che ti dirà il senso delle cose. Il senso delle cose devi darlo tu. E quindi all'epoca all'università io ebbi la fortuna di fare un'ottima università e mi aiutò a riempire queste scatole vuote, e il Covid ce ne ha lasciate veramente tante per quanto riguarda anche il nostro futuro, insomma, dei nostri figli. Oramai le vostre preoccupazioni sono... da me sono coniugate per i miei figli. Cioè, in realtà le scienze sociali, le scienze economiche, la multidisciplinarietà ti aiuta a dare un senso alle cose, cioè a riempire queste scatole vuote e in qualche modo riuscire a navigare e a dare una certezza, una sorta di navigatore mentale che
ti rendi conto quanto è utile quando poi ti trovi finalmente a poterlo applicare, insomma. Ci tenevo a fare questa lezione per dimostrarvi che non è soltanto un corso teorico dove arriva il docente in possessione, nel mio caso, degli aiuti, ma cerca di coniugare anche il presente rispetto al passato con una previsione non tanto di prevedere il futuro, che questo non siamo dei cartomanti, però appunto di dare un senso al futuro. Spero che questo sia chiaro e ovviamente se avete delle domande sono a disposizione. Non so se sono stati nei 10 minuti che mi avevate chiesto. Sì, direi di sì, direi perfetto. Benissimo. Come timing è perfetto. Grazie. Non ho parlato della guerra dei turisti, ma allora diciamo così, vi lascio questa sorta di sequel. Ho visto che adesso oramai si fanno solo i prequel, adesso questo invece sarà un sequel molto interessante, la guerra dei turisti, che è quella che stiamo vedendo in questa fase dove il contagio non ha più niente a che vedere, oramai è chiaro che le sanzioni si stanno spostando dal versante economico al versante economico applicato del turismo, perché il turismo è la prima industria che è ripartita a costo quasi zero dopo nella fase 2. E quindi, come vedrete in questi giorni sui giornali, certi paesi clamorosamente infetti sono liberi di viaggiare, altri invece che non sono talmente sono chiusi. Insomma, c'è una discussione molto interessante che secondo me continuerà anche a COVID concluso. Insomma, ecco. Bene, grazie a tutti. Bene, grazie Igor. Allora a questo punto, se ci sono alcune domande, la nostra tutor del Blended magari ce le può passare, riferire. Non so, Giada, c'è qualche intervento, c'è qualche curiosità? No, non mi rimane. Altrimenti, non so se la tutor del corso vuole aggiungere qualcosa, diciamo, sul punto di vista dello studente. Allora, adesso mi prendo un po' impreparata. Comunque, gli studenti, cosa posso dire? Che possono mettersi in contatto con me da varie piattaforme. Io sono disponibile sia su Facebook sia via mail. E mi fa sempre piacere comunque aiutarvi su qualsiasi tematica, quindi anche ora che ancora non siete sicuri potete contattarmi per avere maggiori informazioni e questo è. Benissimo, grazie Martina. Allora, se non ci sono domande, Giada, me lo confermi? Sì, non vedo nulla. Donatello, ci sta dire qualcosa se eventualmente io non vedo, però io non vedo nessuna domanda. Allora, se questa è la situazione, chiediamo conferma a Donatello, possiamo insomma ritenere concluso l'open day relativo alla triennale. Donatello, aspettiamo un tuo segnale. Sì, sì. Punto di vista. Benissimo, se non ci sono domande o interventi, posso aggiungere una cosa? Certo. Volevo dire che tutti coloro che sono interessati al corso online possono scriverci a scienzepolitiche.online@uniurb.it, che è il nostro contatto mail. Se non direttamente, ecco, a me, all'account ufficiale di Uniurb. Benissimo, grazie, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, salutiamo gli studenti sperando di poterli accogliere nella nostra splendida città campus. Arrivederci.
Buongiorno. Buongiorno a tutti gli studenti e benvenuti a questo Open Day estivo proposto dalla Scuola di Scienze Politiche e Sociali, naturalmente nell'ambito di tutti gli Open Day che l'Università di Urbino sta promuovendo. E, l'obiettivo di questo Open Day è presentare il corso di laurea magistrale in politica, società ed economia internazionali, che fa parte, potremmo dire, di questa filiera di studio e di formazione che comincia con la triennale in scienze politiche economiche del governo, prosegue con il corso di laurea magistrale in oggetto e termina con il dottorato internazionale in Global Studies. Quali sono gli obiettivi formativi? In parte naturalmente ritroviamo alcuni obiettivi che sono già stati evidenziati per il corso di laurea triennale, ma in questo caso le competenze diventano più spinte, più forti, sempre rivolte ad un ambito ampio, multidisciplinare. Quindi parliamo del campo giuridico-economico come di quello socio-politologico, e naturalmente queste competenze rappresentano uno strumento con cui riuscire a leggere e al tempo stesso interpretare il cambiamento e l'innovazione organizzativa a cui sono soggette le istituzioni nazionali, comunitarie, internazionali, sia poi di carattere pubblico che di carattere privato. Quindi l'idea di questo processo, di questo progetto formativo è quella di contribuire a formare sia una classe politica di governanti, ma al tempo stesso anche di amministratori e imprenditori che, come abbiamo già detto, attraverso una solida formazione multidisciplinare riescono ad avere un approccio e una visione internazionale delle problematiche sia sociali, sia politiche, sia economiche. Vediamo ora nello specifico quali sono le prospettive occupazionali di questa figura che viene formata dal corso di laurea magistrale. Naturalmente abbiamo figure professionali con funzioni diversificate, perché appunto eclettica e multidisciplinare è la formazione che si riesce ad ottenere. Quindi questa figura professionale può svolgere funzioni di responsabilità gestionale, naturalmente sia in amministrazioni di ambito locale, nazionale, ma anche a livello comunitario e internazionale, e quindi facciamo riferimento sia organizzazioni istituzionali e anche non governative. Questo laureato può svolgere attività di consulenza e di gestione nelle imprese, può occuparsi quindi della gestione dei progetti in cui si interfacciano obiettivi aziendali con le politiche pubbliche. Può svolgere funzioni di direzione delle pubbliche relazioni e della comunicazione sia in aziende pubbliche che private e in aziende del terzo settore, che ricordo è un settore che è a metà strada tra
stato e mercato in cui abbiamo autori privati che offrono servizi e interesse pubblico, collettivo, e quindi abbiamo associazioni no profit, onlus, cooperative, associazioni di promozioni sociali. Ed inoltre questa figura professionale può svolgere funzioni di ricerca, di gestione, all'interno di un centro studio, con la capacità di valutare le politiche di settore, appunto, nelle varie organizzazioni di categoria, come potrebbe essere ad esempio un sindacato. Ed inoltre funzione di produzione dell'informazione di contenuto politico ed economico nel settore dei mass media. Allora, come si articola il corso? Il corso prevede due curricula, uno con un'enfasi, diciamo, di tipo politico-sociale e l'altra invece di tipo politico-economico. Per cui questo è il piano di studi del curriculum politico-sociale, in cui naturalmente abbiamo una certa predominanza di insegnamenti relativi a queste due aree disciplinari, e il piano di studi chiaramente può essere reperito online, quindi può essere scaricato e analizzato, no, nel particolare. Ecco, nel secondo anno sono presenti poi dei crediti a libera scelta che possono essere scelti tra diversi insegnamenti, oltre alla prova finale che rappresenta un lavoro di ricerca sicuramente più approfondito e più rilevante rispetto a quello che viene realizzato alla fine della triennale. Si tratta di una vera e propria tesi di laurea in cui tutte le competenze vengono, come dire, messe alla prova. E l'ambito politico ed economico naturalmente presenta maggiori insegnamenti del settore disciplinare economico, quindi abbiamo economia dell'innovazione, politica economica europea, economia della globalizzazione, economia internazionale, economia delle aziende e delle pubbliche amministrazioni. Quali sono i requisiti e le modalità di accesso? Naturalmente abbiamo accesso libero e le iscrizioni si possono fare online entro una data prestabilita. E a questo punto darei la parola però al nostro tutor online, Giada Fiorucci, che da tempo segue il percorso formativo della triennale e anche quello della magistrale. Quindi Giada, se vuoi aggiungere qualcosa in merito al percorso di studio, sei la benvenuta. Salve a tutti. Il percorso online, oltre che per il corso di laurea triennale, anche per il corso di laurea magistrale, quest'anno è il secondo anno di attivazione, a pieno regime per i due anni di insegnamenti, e potete verificare dalla scheda del corso gli insegnamenti che vengono erogati online, che sono quelli che riportano un asterisco. I due terzi degli insegnamenti, appunto, vengono trasmessi su questa piattaforma di e-learning, dove i docenti offrono delle lezioni di chat ridotti rispetto al numero degli studenti che partecipano tradizionalmente alla lezione, che condensano gli argomenti principali per affrontare poi lo studio e poi l'esame del relativo
l'insegnamento. L'erogazione del corso online prevede appunto un'ora di lezione a settimana per il numero di settimane in rapporto CFU di ogni insegnamento e per qualsiasi cosa riguardo qualsiasi questione tecnica di aiuto, di sostegno per l'utilizzo della piattaforma e riguardante anche la didattica e per mettervi in contatto con i vari docenti, io sarei il vostro potenziale tutor, quindi vi seguirei anche rispetto a tutte le vostre esigenze. Se poi c'è qualche domanda, alla fine possiamo anche parlare nello specifico del corso online. Comunque vi ricordo che la nostra mail per chiedere informazioni è scienzepolitiche.online@uniurbo.it o potete scrivere direttamente a me, Giada Fiorucci, all'account ufficiale di mail di Uniurbo. Benissimo, grazie Giada. Allora, a questo punto cedo la parola al professor Turato, che si occupa di relazioni internazionali, per illustrare le caratteristiche forti di questo percorso di laurea. E, successivamente all'intervento del professor Turato, chi fosse interessato può poi reperire il seminario che è stato realizzato dal professor Pellicciari sugli aiuti internazionali al tempo del Covid e che appunto troverete poi disponibile nella registrazione online di questo Open Day. E passo quindi la parola al professor Turato. Grazie Rosalba. Torno a sottolineare ancora questo aspetto, come abbiamo fatto prima anche nella presentazione della laurea triennale, della multidisciplinarità. Questo aspetto è una linea di continuità sulla quale vogliamo insistere in maniera particolare nel passaggio da triennale alla magistrale. Dunque, tenere sotto controllo diversi aspetti delle discipline economiche e politologiche in maniera particolare è una caratteristica fondante, diciamo, della nostra laurea magistrale. E in questo senso di continuità, la magistrale può servire per approfondire ulteriormente, ad esempio, il tema di laurea triennale, ad esempio, una cosa che, sulla quale insisto con molti studenti della triennale è quello di identificare un tema che possa essere approfondito in un arco di tempo, non solamente, diciamo, nei primi tre anni, ma possa, come dire, diventare l'argomento principale per l'area di studio dello studente in questione. Dunque, sapere e interrogarsi su cosa effettivamente ci interessa dal punto di vista della ricerca e della disciplina che stiamo studiando è un elemento sul quale riflettere in maniera molto attenta sin dall'inizio. Perché proprio da questo punto di vista approcciarsi con un tema di interesse in maniera multidisciplinare ci permette di acquisire una serie di competenze, di approfondimenti sul tema che vogliamo portare avanti come proprio nostro oggetto di studio, che è, come dire, un elemento che segna tutto il percorso di studio biennale. Ecco, da questo punto di vista, come dire, l'approccio è particolare, cioè come approcciare in maniera multidisciplinare una laurea di tipo magistrale. Qui, diciamo, tendenzialmente le dinamiche sono due, sono quelle tipo un po' comparato oppure internazionalista, che hanno un po', come dire, due letture un po' diverse, perché la comparazione necessita, lo dice un po' la parola, il confronto con altri contesti. Ad esempio, il fatto di avere avuto un'esperienza all'estero con il programma Erasmus o l'Erasmus Traineeship, con tirocinio dunque, è un elemento che dal punto di vista della comparazione è interessante, nel senso che permette un confronto fra ad esempio la realtà italiana e quello di un paese dove si è trascorso un periodo all'estero. Ecco, diversamente l'approccio internazionalista è un po' differente, nel senso che è quello un po' più tradizionale, legato alle grandi organizzazioni internazionali che in maniera
abbastanza più verticistica, possiamo dire, sono legate a gestire le tematiche in maniera più globale, complessiva, diciamo, bypassando la comparazione e veicolando invece lo studio della disciplina, un po' della materia che ci interessa, in maniera più generale, piuttosto che puntando su confronti mirati di volta in volta. Va detto che qui, diciamo, questa disciplina, se noi la pensiamo, questo approccio, diciamo, se noi lo pensiamo applicato alla situazione del Covid, è evidente che vive una crisi abbastanza profonda, nel senso che se c'è un elemento che non ha funzionato nell'affrontare il coronavirus è esattamente questo approccio internazionalista. Abbiamo visto tutti i limiti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non ha saputo incidere in maniera efficace nei confronti degli stati per dare una linea, no, di comportamento a tutti quanti, mentre invece gli stati hanno scelto questa linea un po' unilaterale, possiamo dire, invece che multilaterale e internazionalista. E questo, diciamo, è un argomento sul quale, diciamo, c'è un buon argomento, esempio, di studio per un tema della magistrale, nel senso che, come dire, l'approccio multilaterale è comunque destinato a garantire risultati maggiori, nel senso che muoversi da soli, lo abbiamo visto proprio nel caso del Covid, abbiamo visto che problemi ha portato ai singoli paesi, ogni singolo paese aveva un proprio modo di procedere nell'affrontare il virus, ma il virus, come dire, dei confini e delle frontiere un po' poteva come dire, un po' guardare oltre, nel senso che non c'è confine e non c'è frontiera per un virus. Dunque ragionare in maniera più ampia poteva essere più adatto, eppure la reazione, come dire, indotta, automatica dei singoli paesi è stata quella di chiudersi un po' al loro interno e ognuno ha fatto un po' quello che credeva meglio. Chiaramente uno Stato grande, uno Stato continente, pensiamo agli Stati Uniti, la Russia, la Cina, possono permettersi di ragionare su vasta scala, per il caso europeo invece qui va fatta una riflessione più profonda, nel senso che l'Unione Europea, e lo vedremo adesso con questo semestre di presidenza, vedremo se sarà in grado di dare alcune direttive che possano, insomma, non definire un approccio sanitario europeo e continentale, però, come dire, segnare alcuni confini, alcuni limiti, alcune regole che possano poi essere rispettate dai singoli paesi, ma per il bene di tutti, nel senso che proprio su un'emergenza di questo tipo l'approccio multilaterale garantisce un risultato maggiore. Stiamo parlando del virus, ma insomma stiamo parlando anche della globalizzazione, perché se c'è un elemento sul quale va fatta una riflessione proprio di tipo politologico, e qui insomma necessita anche uno studio più approfondito rispetto a una laurea triennale, e la magistrale, diciamo, è presenta un percorso di studi adatto a capire come le dinamiche di globalizzazione necessitino, ad esempio, di contesti e di soggetti geopolitici di una certa dimensione, con una certa massa critica. Abbiamo nominato prima Stati Uniti, Cina e Russia. È evidente che dal punto di vista, ad esempio, dell'acquisizione di imprese e grandi marchi, pensiamo solamente al dibattito in vigore anche nel nostro paese sul famigerato 5G, ecco, muoversi singolarmente, paese per paese, di fronte a questi grandi paesi, a questi grandi stati continente, ma non solo, di fronte anche a grandi multinazionali, no? Che non di rado hanno dei fatturati che sono superiori al prodotto interno lordo di molti paesi europei, insomma, muoversi da soli e non in maniera coordinata e multilaterale mostra il fianco a dei colpi che potrebbero essere molto gravi per la nostra società e per la nostra economia. Ecco, in quest'ottica, diciamo, poi il collegamento è evidente con il dottorato in Global Studies, che è un'offerta, diciamo, formativa sul quale il nostro ateneo, la nostra scuola, il nostro dipartimento studia appunto in maniera particolare, proprio per cercare di acquisire quella dinamica, quella chiave di lettura globale dei processi di mutazione politica. Qui, diciamo, sull'alta qualità dell'insegnamento, Urbino ha qualche
freccia al proprio arco, possiamo dire, in parte per la questione dimensionale, nel senso che, come dire, gli spazi, le possibilità di incontro con i docenti in loco, in ateneo, è molto più semplice rispetto a grandi atenei, e in parte perché, per esempio, per chi poi frequenterà il dottorato in Global Studies in maniera particolare, ma anche all'interno della laurea magistrale, sono previsti dei percorsi di approfondimento con esperti o docenti di altre università nazionali e straniere, proprio per entrare e collegare in maniera più puntuale e precisa lo studio delle dinamiche più di tipo globale all'interno del nostro percorso di studi. Che cosa capiamo, diciamo, da quanto detto sino ad ora? Che lo studente è comunque ancora in una fase formativa, no? Qui diciamo una figura plastica. In questo aspetto, come dire, la triennale rappresenta un po' la fase di prima formazione, e sicuramente la magistrale invece è il momento in cui, anche poi più dal punto di vista professionale, questa attenzione, no, ai soft skill sono fattori che possono caratterizzare in maniera forte proprio l'approfondimento della materia, per collegarci poi a una laurea finale, all'elaborazione, diciamo, di un lavoro finale che possa, come dire, rispondere a quella domanda di competenze che poi è anche, come dire, insita poi nel mercato del lavoro. In quest'ottica anche il nostro paese, soprattutto in questa fase di emergenza, è destinato a intervenire in questo senso, riformando molti ambiti anche di lavoro. Abbiamo visto ad esempio il ruolo del digitale, senza nominare il famigerato smart working, che in realtà poi sappiamo non essere stato tale a tutti gli effetti, ma sicuramente le riforme in prospettiva digitale offrono nuovi ambiti di lavoro, ma necessitano anche e soprattutto di competenze. Competenze nel senso che la conoscenza digitale è molto spesso una conoscenza di tipo tecnico. Quella conoscenza di tipo tecnico va riempita, e va riempita con le competenze, va riempita con lo studio, e questo aspetto, diciamo, dell'approfondimento, del miglioramento continuo delle competenze all'interno della magistrale è un aspetto che è fortemente collegato all'aspetto digitale. Pensiamo solamente all'utilizzo anche la magistrale del blended learning e al collegamento con altre possibilità di studio all'estero, no? Pensiamo all'attivazione di questo tirocinio presso la Commissione Europea, che è cominciato proprio quest'anno per quelli del secondo. Per cui, diciamo, questo aspetto, diciamo, della forte formazione politologica ed economica è un aspetto decisivo per quando poi uscirete dall'ateneo, uscite dall'università e sarete chiamati a intervenire sul mondo del lavoro in maniera un po' più tecnica, possiamo dire, ma a quel punto lì emergerà proprio la vostra capacità di avere soddisfatto la domanda di competenze che vi saranno richieste. Ecco, io ringrazio della vostra attenzione e passo per la chiusura ancora la parola a Rosalba Romaldoni. Grazie infinite, Fabio, grazie infinite. A questo punto chiederei alla nostra tutor online, già da sé ci sono eventuali domande o richieste di chiarimento. No, non ci sono domande. Non ci sono domande. Allora, a questo punto gli studenti interessati possono comunque contattarci e possono farlo sui vari canali. La nostra Scuola di Scienze Politiche ha anche una pagina Facebook, ma sul sito dell'università trovate tutti i possibili contatti. Quindi vi ringraziamo moltissimo dell'attenzione e vi aspettiamo nella nostra splendida città campus. Grazie e arrivederci.